Amici di Radio Bruno, è un piacere. Io provo a dirlo anche in spagnolo, ma lui sa benissimo ormai l'italiano. Es un placer aver qui Álvaro Soler. Gracias, muchas gracias. Grazie. Non mi fare il barbatrucco perché sai benissimo l'italiano, meglio di tanti noi. Il barbatrucco? È tipo che imparato una parola nuova. Vedi? Sì, sì. No, sì, bueno, ovviamente ho imparato tanto italiano questi 2 anni alla fine e sono contento che anche si possa apprendere cose linguistiche di voi. Davvero, anche perché l'esperienza con X Factor ha fatto sì che da giudice dovessi parlare tantissimo l'italiano, ma appunto, mi ripeto, meglio di tanti concorrenti italiani. No, questo no, ovviamente, però X Factor è stata una bella opportunità per me, anche una sfida, no? Per dire, ok, almeno faccio X Factor e se tutto va male, almeno avrò imparato in italiano alla fine del programma. Come è stato però essere giudice? Ah bene, è stato ovviamente diverso e non diverso alle cose che ho fatto prima, perché ovviamente sempre aggiudichi cose, però non in TV, no? E ovviamente in TV è diverso perché non solo sei tu a giudicare, ma ti aggiudicano a te anche e va bene, in realtà la migliore cosa che potevo fare è scegliere come penso io, è veramente scegliere dal cuore o con la pancia un po', no? E dire ok, questo deve essere così perché penso che è così, allora non c'è un problema, si lo fai sempre. E tra l'altro il gruppo che insomma hai scelto alla fine ha vinto, quindi complimenti. Quello, sì. No, bueno, quello che non avevo scelto in realtà. Sì. Certo. Però dopo è tornato in gara. Ovviamente no, ovviamente dopo il lavoro l'abbiamo fatto dall'inizio insieme, quello si vedevano alla fine, che loro erano, bueno, erano un pack di amici che bueno, e sono un pack di amici che lavorano tantissimo e ancora adesso stanno lavorando tanto e allora sì, molto contento. Però anche tu stai lavorando tantissimo, insomma parliamo anche di un evento che ci riguarda da vicino, il 20 di luglio in quella di Mantova, Piazza Sordello in live, insomma anticipaci qualcosa, come sarà? Uff, sarà molto divertente, sarà molto caldo. Speriamo, è più caldo che oggi, ma oggi c'è abbastanza caldo, sì, devo dire, però sì, la verità è che sarà un show molto dinamico e abbiamo fatto un show nuovo un po' con una dinamica diversa nel set e qualche sorpresa, allora sarà bellissimo. Ma a proposito di sorprese, comunque hai collaborato qui in Italia con Max Gazzè, con Emma, sì. Magari ci sarà un'ospitata? Sarebbe molto divertente, ancora non lo so, non sto dicendo la verità, però vediamo se fino a lì possiamo fare qualcosa figa, sì. Com'è stato collaborare con Emma? Molto bello, l'altro giorno rivedevo il video di Libre e mi sono ricordato di tante cose diverse che abbiamo fatto lì con il video. È stato veramente, non so, un'esperienza molto divertente per me perché prima di tutto lei è molto carina e bueno, una persona fantastica, e così mi piace lavorare, no? Con gente che bella gente e non so, alla fine poi imparando tante cose diverse di artisti che lavorano, perché alla fine siamo tanti artisti che lavoriamo nel stesso mondo, però non ci conosciamo o non lavoriamo tanto insieme come pensate, penso, no? E allora quando fai queste cose dici ok, ah, ma tu lo fai così, ah ok, io lo faccio così, e allora è un'interazione divertente. Invece con Max Gazzè? Ah, con Max Gazzè anche è stata una bomba, perché era molto divertente come è iniziato tutto questo, no? Perché lui mi aveva chiesto di tradurre la sua canzone al spagnolo e gli ho mandato il mio cantato con il testo in spagnolo perché così lui poteva vedere la pronuncia, come farlo bene, e gli ho passato con la mia voce e ho detto ma perché non lo facciamo allora un featuring, perché non lo facciamo insieme, allora ho detto ok, bueno, sì vuoi lo registro un'altra volta e lo faccio bene e ti lo mando e abbiamo fatto un featuring alla fine, che è stato molto divertente, però per lui è diventato un grande amico, veramente è una bellissima persona, è molto molto talentoso, cioè, è incredibile, sempre che sono con lui penso che sono con un genio matto, è molto divertente, ha un umore tremendo, sì. A proposito invece di featuring, nel 2015 il grande successo è il mismo Soul e anche una versione con Jennifer Lopez. Sì certo. Lei è anche una genia delle sue cose, no? Anche perché fa tante cose alla stessa volta che fa, bueno, non so, per me è stata un'esperienza bellissima, era l'inizio di tutto, se in realtà in quel momento ancora ero come in un nuvole di non so, di non sapere veramente che sta succedendo,
e di provare di tenere tutto quello che veniva, no? E fare il meglio possibile con la situazione che mi arrivava. E allora sì, ho pensato, wow, ok, vediamo se si viene la collaborazione alla fine, perché quando mi avevano detto, ho detto che okay, non so se sarà veramente così, perché non si sa mai. E alla fine è stato vero e siamo andati a New York a registrare il videoclip, e dopo abbiamo suonato anche insieme al palco di iHeartRadio Music Festival a Las Vegas e a Miami. E suonare al palco con Jennifer Lopez accanto a te è incredibile. Sì, immagina me anche senza molta esperienza così con Jennifer Lopez, che è un mostro di palco, e wow. Era divertente, sì. Molto divertente. Infatti su YouTube comunque trovate il video. A proposito invece dei social, mm-hmm. Tu posti di tutto quando fai viaggi, quando fai l'ospitata, e soprattutto i cibi che mangi. Alla fine tutti mi dicono, io non lo vedo, non mi... Sì, penso che è normale, però sì, tutti mi dicono, ma tutti il giorno mangiando. Beato te. Non so, in realtà mangiamo tutti 3 volte al giorno, non è che sto facendo una cosa speciale, però forse gli do più importanza, e è quello che mi piace, perché alla fine il cibo è molto importante, e soprattutto se posso viaggiare con la musica e anche posso mangiare il cibo locale. Ieri a Modena abbiamo mangiato i tortellini buonissime in brodo, uff, che belli, e oggi anche i tortellini con ricotta e spinache, uff. Sì, bueno, posso parlare 1000 ore di questo. Di cibo. Però insomma, tu sei un cittadino del mondo. Da piccolo hai vissuto in Giappone, a Tokyo. Poi dopo tuo papà è tedesco, tua madre è spagnola ma anche un po' belga. E tu vivi a Berlino, sì. Quanto c'è di tedesco nelle tue produzioni e meno magari di spagnolo? Alla fine, in realtà, il mio team di produttori tutti e due sono tedeschi, in realtà, e io in questo caso non ho fatto il produttore su questo album, e mi sono concentrato più in songwriting, che mi piaceva anche, perché sennò fai troppe cose e devi fare una cosa solo, perché sennò fai male. E non so, per me, penso che la disciplina soprattutto è stato molto importante. Il suono è molto pulito e ha è pulito e non pulito allo stesso tempo, no? Cioè, vuol dire che è pulito nel senso che tutto è molto chiaro e si sente molto bene, però il flow è molto naturale, più organico e non troppo tedesco, non troppo perfetto, no? È quello che mi piace anche. Allora, parliamo anche di Sanremo, insomma, mm-hmm. La tua ospitata è stata piena di energia, tutto il pubblico si è alzato, ha ballato. Come ti sei sentito su quel palco, che è uno dei più importanti per quel che riguarda la nostra musica italiana? Sì, è stato veramente molto, molto bello per me, è stato un momento... dall'inizio, soprattutto la mia madre anche mi ha detto, oh, Sanremo vai, ma Alvaro, wow, che figo, e ho detto, sì. Allora è stato molto emozionante, anche perché quando sempre fai, non so, fai un'intervista a una radio che forse non conosci all'inizio, non hai un legame emozionale con quel medio, no? E in questo caso, con questo programma TV, lo avevo già dall'inizio, è come in Spagna, no? Che quando vado in un'intervista o faccio qualche cosa alla TV, sempre mi sento come, ho visto questo alla televisione a casa, adesso sono io nel programma, allora è molto diverso. E per me è stato questo feeling più intimo. E dopo anche suonare con un'orchestra di 30 persone è stato bellissimo, e con il maestro, con tutti là, era molto figo, veramente un'opportunità molto bella di fare, di riarrangiare le mie canzoni in un modo più musicale, più classico. E per quel che riguarda una canzone italiana o un artista italiano, chi sceglieresti? Peppino Gagliardi, forse, perché sempre lo dico, no? Alla fine devo cambiare nome per l'anno prossimo, perché adesso però la canti un pochino, così lo capisco meglio. Di Peppino Gagliardi? Sì. Ah, ma no, a ver, com'era? Ah, che vuole questa musica stasera, che mi regala un poco del passato, che mi... Sì, continua così. È molto classica, molto chanson, no? Come, però sì, e anche mi hanno detto che lui ha cantato anche a Sanremo tanti anni fa, e quello mi piaceva anche. Ho detto, wow, yay. Senti, ma hai dichiarato che appunto vivendo a Berlino sei un normale cittadino, condividi la casa con una coinquilina, lì nessuno ti conosce, ma io non ci posso credere, dai, no. Ci sono tantissimi italiani, spagnoli, comunque è una città davvero cosmopolita ormai, Berlino. Sì, ma mi rende molto felice e mi fascina il fatto che io vivo con la mia coinquilina è diventato anche famoso, no? Che è una super divertente.
Non so, per me, io non ho bisogno di più a Berlino perché non sono mai a Berlino. Allora, in realtà la mia coinquilina vive da sola perché non sono lì io. Allora, sì, per fortuna lei ha un fidanzato adesso, perché sennò, poverina. E niente, sì, stiamo vivendo insieme quando ritorno, adesso che faccio anche le due parti a Berlino. E mi piace avere un posto lì perché ufficialmente sono a Berlino e devo avere un posto dove tenere le mie cose, no? I miei vestiti, tutto questo. E vediamo, però ovviamente sì, vivrei tutto l'anno a Berlino, cambierò di posto perché è un po' piccolo, però in realtà va bene così. E che cos'è che invece ti piace di più dell'Italia, dei tuoi fan italiani? Mi piace, bueno, il primo fatto è la cosa che non potrei mai togliere dal cuore, che sempre è stato il primo paese a supportare la mia musica, quello non lo dimentico mai. E secondo di tutto che è un pubblico molto, voi siete della gente molto molto calda, anche dell'emozione, no? Tutto ovviamente si vede nei concerti, no? Quando vai e suoni, la gente è super calda, super super on fire, no? E quello mi piace, una cosa, a me mi piace intercambiare l'energia e a volte ovviamente devi gestire questo trasferimento di energia, però mi piace tanto, cioè veramente mi sento molto supportato dagli italiani. Bene, sì. Quindi abbiamo capito noi fan italiani che insomma come energia, come calore siamo un pochino come la Spagna, dai, come sì, no, anche di più penso, sì, sono nato a Madrid, a Barcellona non è lo stesso, però è diverso, no? A casa, a Barcellona era molto familiare anche, però sì, è ogni paese è diverso, quello mi piace, di provare, poter avere l'opportunità di suonare in diversi paesi, soprattutto in questo tour che stiamo facendo adesso, che vedi, un giorno sei in Germania, l'altro giorno sei in Italia, cambia totalmente. Hai collaborato con tantissimi, chi ti manca? È un sogno nel cassetto, un desiderio, una collaborazione? Sì, tante persone in realtà, John Mayer per esempio, o Phil Collins sarebbe fantastico anche, no? Devo farlo subito. Sì, non so, vediamo con chi più, però sono già dei bei nomi, sì, no, certo. Però per esempio per John Mayer ancora non sono pronto, cioè, devo imparare ancora di suonare la chitarra bene, per se no lui dirà ma con te non voglio fare niente, allora devo ancora, sono consapevole di imparare ancora più, perché se no sì, non potrei arrivare in quello che voglio. Prima di salutarci, qui in Italia sei considerato il re della canzone estiva, però queste canzoni estive, no, che abbiamo ballato continuamente durante queste stagioni, quando le hai composte? Cioè di notte, di giorno, in che città? Sempre a Berlino? Bueno, il mismo sol sì, a Berlino, quello sì, era a settembre così, però quando abbiamo iniziato con l'idea, però dopo l'abbiamo finito a dicembre o così, perché io ancora ero a Barcellona e ho fatto mezzo mezzo Berlino, mezzo Barcellona. E dopo Sofia l'ho scritto a LA a novembre dell'anno scorso, non a Los Angeles. Sì, Los Angeles, sì. E anche il libro l'ho scritto, no, il libro l'ho scritto a Miami, però bueno, suona super international, non so che, però non è, sai, una sì, è perché i produttori erano là e abbiamo fatto quello così, però perché volevamo sempre, perché alla fine noi facciamo tutto in tre, cioè tutto il mio producer team, e facciamo, vogliamo anche, bueno, cercavamo un suono più moderno e siamo andati a Miami e a lei per trovare qualche produttore che forse potevamo fare una collaborazione con lui. Allora, in realtà sempre quando dici collaborazione, ovviamente da fuori conosci sempre le collaborazioni artistici, no? con un altro artista, però in realtà tutte le collaborazioni anche di dietro, della parte più tecnica, come sono le cose, produzioni e tutto quello, è anche molto importante e impari tante cose, no? Allora, sempre sto collaborando, allora mi piace, sì. Bene. Grazie mille, ed è stato davvero un piacere averti qui a Radio Bruno. Passano gli anni, ma sei sempre meraviglioso. Grazie, grazie. Ad Alvaro Soler. Grazie di cuore, grazie, ciao.